Benvenuti nell'oasi dei giganti di Cozzo del Pesco, giganti di castagno ed acero. Io sono Luigi Ercovio, guida del Parco Nazionale della Sila, un'importante e unica oasi in tutta Italia perché è unica per tipologia di specie. Aceri, castagni, agrifogli e quante altre specie convivono insieme da secoli. Sì, abbiamo delle piante millenarie. Nell'episodio di oggi faremo visita ai castagni, agli esemplari giganti più belli di questa oasi. Seguitemi. Castagni millenari. Oggi scopriremo la loro bellezza, il loro essere qui. Come potete osservare, sono degli esemplari numerati, oltre 100 esemplari. La loro unicità sta nelle dimensioni, nell'aver affrontato secoli e vicissitudini di ogni tipo. La metà di questi esemplari è già stata riconosciuta dalla regione come alberi monumentali. Club Trekking oggi cerca in tutti i modi di valorizzare questo patrimonio inestimabile e di portare qui turisti e conoscenza sul territorio. Percorrendo il percorso principale dell'oasi incontriamo tanti esemplari. Adesso ci troveremo di fronte a uno dei più maestosi. Hanno attraversato i secoli, la storia dell'uomo è passata dentro e sotto le loro foglie, dentro i loro tronchi. Alcuni esemplari raggiungono già i 1000 anni e probabilmente sono stati impiantati dai monaci, i monaci basiliani che a poca distanza diedero vita a una delle più grandi abbazie attraverso la cui probabilmente è passato anche il nostro Codex Purpurius Rossanensis. I monaci quindi impiantarono questi castagni per una necessità anche di tipo alimentare. A queste quote all'epoca il grano non poteva essere coltivato, la neve, le rigide temperature non lo permettevano, quindi i castagni offrivano un'alternativa altrettanto valida. Con appunto la farina di castagna si riuscivano a realizzare dei piccoli pani di castagnaccio. I loro ventri, la loro corteccia ospita una serie di flora e di fauna. In questo caso abbiamo una splendida specie fungina che si interagisce magnificamente con l'albero. Il Club Trekking da molti anni, insieme alla nuova sezione del WWF Calabria Citra Corigliano Rossano, si impegna nella valorizzazione di questo patrimonio boschivo. Stiamo operando in massima sinergia con le autorità locali, l'amministrazione, per poter valorizzare e promuovere dei futuri progetti, che portino qui turismo e conoscenze e valorizzino sempre di più questo enorme patrimonio. Sono dentro un magnifico esemplare di circa 800 anni. Il suo ventre è così grande, vedete, che potrebbe ospitare più di una persona e addirittura anche su più livelli. Viva i castagni giganti del Cozzo del Pesco, viva il Club Trekking Corigliano Rossano, viva la Sila Greca! Venite a trovarci! Beh, i monaci erano esperti conoscitori di questo territorio, lo sfruttavano, erano in perfetta simbiosi, sapevano sfruttarlo nella giusta maniera. Adesso andiamo a far visita al loro tempio sacro, l'abbazia di Santa Maria Nuova dell'Odigitria, qui nella località Patire. All'interno di questa chiesa troveremo meravigliose testimonianze di un passato non lontano, ma prezioso e da custodire. L'abbazia del Patire, pater del padre. Perfettamente orientata ad est, l'abbazia offre la sua bellezza con le sue absidi, le tre absidi, sormontate da una decorazione meravigliosa di tufo giallo e grigio. Elementi architettonici simulano le travi di un tetto. Stiamo
passeggiando in quello che resta, in quello che era un tempo il chiostro dei monaci. Su queste splendide arcate si affacciavano le celle dei monaci, che in religioso silenzio meditavano. L'abbazia fino al 1500 resta attiva, poi man mano decade lentamente. L'abbazia sorge intorno all'anno 1000 per merito di San Bartolomeo da Simari, grazie all'intervento di potenti aristocratici normanni si riescono ad ottenere i fondi per la costruzione dell'abbazia. Le scale portavano su alla torre campanaria ma anche allo scriptorium. Per questo scriptorium probabilmente è passato anche il nostro patrimonio dell'UNESCO, il Codex Purpureus Rossanensis. Appena si entra si resta entusiasmati e esterrefatti dalla bellezza di questo mosaico. Il mosaico offre un panorama artistico, culturale, religioso ineguagliabile. Gli splendidi animali mitologici e personaggi raffigurati come unicorni, centauri, grifoni, leoni, offrono un quadro chiaro della situazione. Siamo ancora in piena lotta iconoclastica. I monaci sono costretti a scappare e non possono esprimere in chiesa e raffigurare immagini del divino, e quindi quasi come una sorta di protesta rappresentano questi personaggi. Un'iscrizione ancora perfettamente intatta ci illustra e parla del primo abate di questa abbazia: Blasius venerabilis abbas hoc totum iussit fieri. Tutto questo è stato realizzato, fatto dall'abate venerabile Blasius Biagio. Splendidi intarsi marmorei con colori vivacissimi hanno ispirato addirittura gli stilisti della moda calabrese. Scene mitologiche di caccia: il centauro che caccia il cervo. Un mosaico perfettamente conservato ci ricorda delle maestranze pugliesi, tarantine, che in questo periodo costeggiano anche la Calabria e arrivano qui. Abbiamo dei richiami e dei confronti anche nella nostra cattedrale, il Duomo della Chiropita, e nella stessa cattedrale di Otranto. Abbiamo stesse tipologie di motivi musivi. Splendide colonne corinzie, spoliazione della probabile città romana di Copia, che si sovrappone alla più antica Sibari, sono state probabilmente dai monaci prese e riutilizzate per la costruzione di questa abbazia.